Buonasera a tutti, è sempre Forza Napoli, voglio facci tutte cuffie. Ci sono riuscito, vabbè, ma non va niente, stiamo sempre sopra, siamo sempre sopra e Romanacci, Catanacci di 2 punti. Congratulazioni alla merda, congratulazioni, merda, ti ha vinto un bello scudetto di cartone. Complimenti, complimenti. Questo è in questi 5 anni consecutivi. 5 anni consecutivi, 2 scudetti ha rubato con Milan e quest'anno. Proprio chi lì là che mi ricordo proprio bene, bene, bene. Con Milan, se c'era l'occhio di Falco col Milan, se c'era l'occhio di Falco col Milan, il gol di Mondari di 1 metro dentro, voi non avreste vinto quella partita, sareste stati a pari punti col Milan e con lo scontro diretto col Milan lo perdevate e avevate perso lo scudetto, avevate perso lo scudetto, quindi mega bulimba parlare, è un quest'anno, chi stanno? Avete capito che vi da fila di fo? L'ultima ieri, l'ultima ieri, l'ultima ieri, voglio ieri, nonostante che già avevo vinto lo scudetto, ma l'hanno fatto vincere lo scudetto, l'ultima ieri, mi facete ridere, siete vomitevoli, l'ultima ieri che la Fiorentina un gol non dato, regolare, un gol non dato fuori gioco, un rigore non dato, mi avete fatto ridere, beh, voi dite, ma no, l'ultimo la Fiorentina poteva anche pareggiare, ok, che sei in competenza la Fiorentina, vabbè, ma tu sul tu, erai o con la Fiorentina, erai o rigore, la Fiorentina, ma quando fa facevi vince a bui, ma quando? O ricordo di vittoria, ma quale ricordo di vittoria, facetemi capire, ma si Cotorina ti ha rubato, che la Fiorentina ti ha rubato, con Bologna ti ha rubato, volete sapere ancora la di partito? Va già a fare l'elenco che non finisci più quest'anno. Hai qua iniziato a fermare le ultime giornate di campionato. Niente di meno perché voi pavate all'arbitro, pavate alla federazione l'arbitro, quindi ci avete fatto proprio bloccare voi. Bloccare. A noi, per farvi capire la differenza tra noi e voi, a noi, giustamente che sia, era fuori gioco di 1 centimetro con la Roma, di 1 centimetro, è giustamente, giusto che sia, è da annullare. Fino a 5-10 centimetri che Rubentini si chielò, quei gol sono validi, sono validi, chissà perché, chissà perché. Comunque siamo sempre 2 punti su, non dobbiamo demoralizzarci. Oggi è stata una bellissima partita. Ho visto 2 squadre che giocavano a calcio, soprattutto il primo tempo, pressing alto di ambi le squadre. Bellissima partita, veramente è stata una bellissima partita. Il secondo, molte occasioni da gol le abbiamo avute più noi, un gol annullato come da fuorigioco che sia, che è. Molte occasioni le abbiamo avute noi da gol. Il secondo tempo la Roma è stata solo fortunata perché il Napoli ha avuto molto molte più occasioni per cui andare al gol e non a noi, diciamo che ci colpisce anche un po' la sfortuna, quindi ma va bene così perché stavamo fuori casa con una grande Roma perché la Roma ha giocato una bella partita. Sono 2 squadre che hanno giocato una grandissima partita. E secondo tempo il Napoli meritava di più perché ha giocato più della Roma. Ecco la mia coerenza. Ecco la mia coerenza. E vi ripeto di nuovo: a noi quel gol giustamente annullato di 1 centimetro, perché era di 1 centimetro, andava annullato. E Rubentini fino a 10 centimetri è tutto regolare. Potere Agnelli, tutto regolare. Comunque, complimenti al vostro scudetto di cartone. Complimenti, brava a merda, bravo, complimenti a me, proprio a merda e sicchierù. E poi voglio dire una cosa in particolare a quei Rubentini che mi minacciano, ma vogliono picchiare, non voglio picchiare. E qua sto, io abito ad Ancona. Se volete l'indirizzo, contattatemi su Facebook. Su Facebook, contatto privato, fanno tanti valetiel con contatti falsi su YouTube, fanno tanti valetiel. Io gentilmente mi appoggio con un fianco e mi faccio picchiare, mi faccio proprio picchiare, proprio bello, mi diverto a farmi picchiare, ok? Vi accontento a farmi picchiare.
Ma voi lo spirito, voi non sapete nemmeno lo spirito mio di sfotto. Allora, a parte il fatto che voi siete le ultime persone che potreste parlare di calcio giocato, specialmente quest'anno, siete le ultime persone che potreste parlare di calcio. Perché se quest'anno, pure quest'anno, mi venite a dire che non avete rubato sto scudetto di cartone, capacito, pigliato, quindi inutile che ne parliamo. E niente, concludo con un sempre e solo Forza Napoli, perché tutto riesce sempre munnezza a sicchiolotto, non voi scordate mai. Grande partita, peccato per il risultato, fortunata la Roma nel secondo tempo. Doveva andare così, non fa niente, siamo sempre noi al secondo posto, a due dalla Roma. Ci mancano altre 3 giornate. Di nuovo complimenti a merda, complimenti a merda per lo scudetto di cartone. Quindi, niente. Ho invitato a chi mi vuole menare. Io abito ad Ancona. Venite, mi contattate sul mio profilo. Io vi do l'indirizzo, ve lo do io, ve lo scrivo sul mio indirizzo Facebook Covone Domenico. Sul mio indirizzo Facebook, venite là, vi fate vedere al volto, che va già a guardare quando scrive l'indirizzo, non lo lunga, è una fotografia, cartone animato, è sicchiroto come siete, e io ve lo scrivo, e vi do un appuntamento tranquillo, e mi mette così, pu, pu, e mi battite un coppo, ok? Un bacione! È sempre Forza Napoli, perché tutto riesce, è sempre munnezza e sicchiuto, sempre vai giù, non ci sta niente a fare. Complimenti, scudetti e cartone, vai giù, ciao belli e Forza Napoli.